Diceva che era brutto, invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, eccomi. Splende un grande sole su di me. That's the sun. Cari amiche, buongiorno, ben arrivate, come state, come è andato il vostro weekend, come è cominciata la vostra settimana, mi auguro bene, la mia anche, e come quella sicuramente della nostra amica oggi qui con noi, Maria Marino. Buongiorno Maria. Buongiorno. Buongiorno Miri, buongiorno a tutti. Ben arrivata. Maria Marino è una cuoca a domicilio, trovate il suo blog A Casa di Zia Peta per chi viaggia su internet, e lì troverete anche tutte le ricette che vengono presentate qui nel nostro living, nel nostro angolo cottura. Anche oggi una ricetta che potrete utilizzare sempre in tutto il periodo dell'anno, d'inverno, d'estate, perché quello che noi andremo a vedere questa mattina fa parte proprio della nostra tradizione. Sono certa che nelle case di ognuno di voi c'è questo prodotto. Non ci credete? Bene, facciamolo vedere, regia, inquadriamo questi ottimi tarallini che hanno un profumo che sono davvero una delizia. Allora Maria oggi ci insegnerà una ricetta veloce, ma proprio velocissima. È una base, quindi è una base che può essere arricchita poi in base ai nostri gusti, sì. Odori, sapori, profumi, insomma come decidiamo quello che ci piace di più, dalla cipolla al pomodoro, al basilico, al rosmarino, al semi di finocchio, e che si possono tenere, conservare, bustina o scatolina, ogni tanto. Però potete dire che li avete fatti voi, vuoi mettere la differenza, certo. Giusto Maria? Con ingredienti sempre sani, certo. Questa volta un particolare, useremo la farina di integrale abbinata alla semola rimacinata di grano duro, rigorosamente olio di oliva extravergine, sempre un buon vino bianco secco. E poi oggi ho voluto abbinarli al rosmarino, farli col rosmarino. Però, come dicevi tu Mary, possono essere fatti in tanti gusti, usando l'origano, usando i pomodori secchi, usando la cipolla soffritta, e chi più ne ha più ne metta. Senti, mi è venuto il singhiozzo, c'è qualcuno che mi sta pensando in questo momento? Sicuramente. Può essere, va bene. Un sorso di vino bianco? No, per carità, non bevo alcolici. Okay. Mi dispiace per chi è un intenditore o per chi lo beve, ma io proprio alcolici finito. Siamo in due. Un bel po' di anni. Allora. Allora, procediamo. Sì, cara. Sono tutta orecchie. Intanto io prendo nota anche degli ingredienti. E fai benissimo, vai. Perché è una ricetta molto semplice che nel giro di mezz'ora si può fare. Quindi? Allora, usiamo 150 grammi di semola rimacinata di grano duro. Semola rimacinata. Che uniamo a 150 grammi di farina integrale. Più. Una miscelata. Non correre, no, non no. Correre, che le nostre amiche a casa stanno facendo come faccio io adesso. Quindi 150 grammi di semola rimacinata di grano duro. 150 grammi di farina integrale. Poi andiamo a mettere 10 grammi di sale. Misceliamo sempre. Belle le mani in pasta, come mi piacciono. Poi mettiamo il rosmarino. Oh, e qui vi potete divertire? Ricordate che questo aroma lo potete sostituire
Mi vengono in mente i carali alla cipolla, mi certo. vengono la cipolla rossa di Tropea e lì sarebbe olive il top. Nere al forno. Olive A nere. Questo punto, per quanto riguarda l'aroma, possiamo utilizzare tutto. Se usiamo la cipolla precedentemente soffritta Ovvio. E raffreddata, e la possiamo unire con le olive nere tagliuzzate, e quelle al forno sono eccezionali, oppure quelle fatte in casa. Casa. Una ricetta semplice, per esempio le olive nere, metterle in bottiglia, lavate, metterle in bottiglia a riposare e mettere una bella manciata di sale. Chiudere ermeticamente il tappo e metterlo in dispensa. Luogo non devono prendere la luce e possiamo tenerli 3-4 mesi e poi cominciarli ad utilizzare. Sono ottime per i nostri aperitivi, abbinati a questi tarallini sono buonissimi e possiamo sempre dire appunto di aver fatto una cosa nostra, tutta particolare e al tempo stesso molto genuina. Senti, bisogna dire che io, allora, non è vero che bisogna essere proprio amanti o intenditori, ma anche alle amiche a casa che magari non hanno tanto tempo oppure non, come dire, non hanno questa passione trascinante per la cucina, io vi posso garantire che quando voi preparate un piatto che viene bene e lo avete fatto voi, anche se magari non siete delle, come dire, mangione tra virgolette, vi posso garantire che la soddisfazione che si prova nel vedere proprio i commensali o nel sedersi e dire questo l'ho preparato io ed è venuto squisitissimo, veramente vi fa stare meglio, vi fa stare bene. È molto gratificante. È tanto gratificante, esatto. Quindi io vi consiglio davvero di provare, di sperimentare, di cimentarvi anche una volta alla settimana nel creare qualcosa in cucina. Vi sentirete sicuramente meglio perché qualcos'è che avete creato voi. E poi non dimentichiamo, amiche, di coinvolgere i nostri bambini. Anche questa ricetta è una ricetta che adesso vedremo, possono associarsi anche i bambini, unirsi e nella loro spianatoia mettere lì e fare i tarallini. Questo per esempio è un ricordo mio di infanzia, quando si avvicinava il periodo di Natale o di Pasqua, noi avevamo una mia zia non sposata che per noi era una seconda madre e quindi era lei che in questi periodi ci riuniva tutti quanti e facevamo così. Ti ricordi i taralli scaldati? Taralli scaldati, beh. E ognuno di noi aveva il suo ruolo, fare questi piccoli cilindri, unirli e lei poi, io adesso uso il dito, ma lei aveva una vecchia chiave, quelle dei cassettoni sì, di una volta, sì, che avevano i buchi sì. e con quelle noi chiudevamo il tarallino e facevamo. Sono dei ricordi bellissimi. E farli con i bambini, appunto, anche loro poi avranno, quando saranno grandi, avranno questi ricordi. Sì, certo. Potranno raccontare. Va bene, allora, che malinconia. Andiamo avanti, dai. Abbiamo aggiunto il sale, abbiamo aggiunto il rosmarino. A questo punto passiamo con i nostri liquidi. Ci mettiamo bicchiere. 100 ml di vino bianco secco e mi raccomando che sia buono. Allora, 100 ml di vino. Avete visto, insomma, più o meno un bicchiere? Sì, sì. Ecco, per di vino bianco, sì. Vino bianco di buona qualità, mi raccomando, buona. Io lo scrivo perché anche. Poi, amici, quello che noi mettiamo, quello troviamo. Esatto. E quindi anche il gusto lo ritroviamo tutti. Giusto. Ecco. Poi ci mettiamo 40 ml di acqua. 40 ml di acqua naturale. Sì, sì. Quindi semplice. Non gasata. No, assolutamente. Niente, okay. E 75 ml di olio extravergine di oliva. Vergine. Ok. A questo punto cominciamo a mescolare e come potrai vedere e voi a casa potrete notare, l'impasto è bello che è fatto. Ecco. Molto semplice. Lo andiamo a rovesciare sulla nostra. Perché qui va lavorato, no? Ma velocemente, non richiede una lavorazione perché non avendo lievito
Ecco, qui niente lievito, no? Non ce n'è neanche qui. Ok. Senti, perché hai utilizzato, questa è una cosa che mi ha incuriosito, perché hai utilizzato la farina integrale, Maria? Perché dobbiamo imparare a mangiare, a ritornare ai vecchi sapori. E la farina integrale, e farlo scoprire soprattutto ai nostri bambini, che non conoscendo, e vi posso assicurare per esperienza proprio mia, che se noi mettiamo a tavola questi prodotti e i bambini vedono che noi li mangiamo, automaticamente loro li mangiano. Magari spiegando appunto che quel nero, perché loro poi chiedono, ma questi puntini che cosa sono? Non è altro che tutta salute, sono tutte le fibre che il nostro organismo... Certo, della farina integrale, esatto. Chiaro. E quindi, ecco, come noterete, va un pochettino lavorato per assemblare il composto. E beh, per forza. Cerchiamo di non disperdere gli aghi di rosmarino, perché è tutto il nostro il profumo. Oramai abbiamo invaso lo studio. Sì, guarda, tra un po' qui, appena si spengono le luci, so io quello che succede. Ecco. Anche questo... andrebbe leggermente fatto riposare, però non necessariamente. Allora facciamo così, guarda, a noi ne approfittiamo, intanto lo teniamo qualche minuto, la regia magari anticipa un minuto, due minuti la pubblicità e poi ci ritroviamo per continuare la ricetta di questi meravigliosi tarali scaldati al rosmarino fatti in casa. Ci vediamo subito dopo, mi raccomando, non andate via.